Il superbonus 110% è diventato un boomerang per le imprese edili e si rischia un'ondata a breve di fallimenti e cause. L'allarme sul blocco dei crediti fiscali è stato rilanciato a Caserta durante i lavori dell'Assemblea dell'Associazione dei Costruttori di Terra di Lavoro dal presidente provinciale del Lancio Antonio Pezzone, che ha illustrato i principali risultati raggiunti nell'anno solare e le iniziative messe in campo per provare a riavviare i motori della ripresa. Chiesto un cambio di passo nella gestione delicata della fase finale del bonus 110% per non annullare o peggiorare la situazione con centinaia di imprese in bilico e con i cantieri aperti per ristrutturazione e costi elevati già sostenuti. Se sul fronte nazionale la neoeletta presidente dei costruttori la napoletana Federica Brancaccio ha già fatto sentire la sua voce chiamando a raccolte leader politici per lo sblocco immediato dei crediti, il presidente Pezzone da Caserta sottolinea. La norma è una norma vincente perché da un lato muove l'economia, crea posti di lavoro e nello stesso tempo fa riqualificare il patrimonio immobiliare del paese. Se però viene emendato 15 volte in un anno, allora poi diventa complicato, diciamo, andare avanti sia per gli operatori del settore sia per i professionisti che affiancano le imprese. Sui costi alle stelle dei materiali dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e sugli aumenti applicati a gare già aggiudicate è intervenuto il presidente dell'Ance Campania, Luigi Della Gatta. Nell'ultimo anno e mezzo noi abbiamo avuto purtroppo incrementi inflattivi che hanno riguardato alcune materie prime addirittura a doppie cifre e alcune anche a tre cifre. Con la Regione Campania stiamo lavorando in modo costruttivo per avere una nuova tariffa 2022 che sia adeguata agli incrementi di prezzi che abbiamo avuto e una volta ottenuta la nuova tariffa auspichiamo che tutte quante le stazioni appaltanti della nostra regione, tutti quanti i progetti finanziati dal PNRR saranno obbligatoriamente adeguati alla nuova tariffa, altrimenti si potrebbe determinare un vulnus anche nel mercato dei lavori pubblici enorme.